vogliamo rappresentare la criticità assoluta della situazione di FCA a Torino, di FCA a Mirafiori e a Grugliasco. Ci sono ancora una montagna di lavoratori in cassa integrazione, sono 13.000 lavoratori che ruotano solo intorno a Mirafiori, più Grugliasco e la Maserati. Il piano industriale che è stato presentato solo un mese fa già viene messo in discussione e non c'è l'innovazione sufficiente, non ci sono i volumi presi sufficienti e c'è un indotto che rischia fortissimamente l'andamento generale. Crediamo che ci voglia una accesa importante di riflettori da parte del governo, da parte del paese, delle risposte vere da parte delle CIA. Ecco, sul fronte ecobonus è ancora tutto fermo. È ancora tutto fermo, ma io credo che il problema fondamentale sia che comunque FCA è fuori dai parametri della comunità europea. Adesso vediamo che cosa succede a fine 2019 e dire che il piano industriale non si rispetta per l'eco bonus, mi sembra una scusa molto, molto debole. Io credo che c'è un problema di innovazione su cui FCA è indietro da tempo e non solo produrrà multe, ma produrrà un arretramento rispetto alle altre case automobilistiche se non ci mette sul serio le mani.